Cari amiche e amici che ci seguite da casa, dal vostro Marco Pareti per About Umbria, la nostra rubrica Messaggi in Rete, quest'oggi da Sellano. Sono con il vice sindaco Stefano Ansuini. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, siamo in questo momento abbastanza delicato. Sellano, una bellissima cittadina, poco più di 1000 abitanti. Dove è distribuita su un vasto territorio, soprattutto di montagne, di paesaggi molto belli. Siamo nella Val d'Igi, praticamente, dove praticamente anche da quelle parti nasce il Menotre, che poi andrà a sfociare nel Topino. E siamo già, quindi già da questo capiamo che è una zona ricchissima di acque, tant'è vero che ci sono anche delle fonti da cui viene prelevata l'acqua e così come viene portata all'acquedotto fino a Spoleto. Quindi siamo veramente in un paradiso naturale dove la natura è rimasta quasi del tutto incontaminata. Ma in questo momento ci sentiamo con Stefano Ansuini, appunto il vice sindaco, incaricato dal sindaco, che porta ovviamente i suoi saluti, il Attilio Gubbiotti. Stefano, noi stiamo vivendo questa situazione del coronavirus. Siete un comune molto particolare, montano, siete un comune dove la densità della popolazione è distribuita su un vasto territorio. Come gestite questa situazione di emergenza sanitaria? Come diceva lei, il comune è molto vasto, è distribuito in 40 frazioni, dislocate anche molto distanti l'una dall'altro, abitate molto, con una densità molto bassa. Ci stanno parecchi anziani, in alcune frazioni proprio vivono una singola famiglia, quindi capisce che in questa situazione, che non possono uscire di casa, noi è stato un po' il primo obiettivo nostro, proprio tutelare la vita di queste famiglie. Quindi abbiamo istituito subito la possibilità di reperire e portare a casa le medicine, quindi telefonando in comune noi ci attiviamo e consegniamo tramite il gruppo locale di protezione civile che sta a Sellano, gli facciamo la consegna a domicilio delle medicine, e idem per la spesa. Per chi ha necessità di approvvigionarsi delle materie prime per la spesa di tutti i giorni, noi gliele portiamo a casa. A volte gliele offriamo addirittura noi per le persone meno abbienti. Bene, allora, molto bella questa iniziativa che voi state facendo per aiutare un po' quelli che sono un po' dislocati o decentrati rispetto al comune capoluogo e le altre città e altre frazioni più importanti, ma questo vale per tutti. C'è un numero di telefono a cui le persone si possono rivolgere? Sì, diciamo, in primis possono chiamare direttamente in comune allo 0743926622. Ma molti cittadini hanno proprio il numero diretto nostro, degli amministratori o del responsabile della protezione civile. Perfetto. Per cui ecco, il modo per raggiungerci c'è, è facile. Ecco. Bene, bene. Quindi è la protezione civile che poi si occupa appunto delle consegne, dei medicinali o della spesa. In questa situazione, Sellano al momento è indenne. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia, quindi bisogna rimanere in casa, restare in casa, non uscire fuori, perché questo non significa essere privi di contagio, di abbassare la guardia, sperando che tutto rimanga appunto com'è. Voi siete al centro un po' con altri, in vicinanza di altri comuni importanti, tra cui anche con la regione Marche, perché confinate con Visso, col comune di Visso, appunto con Macerata. Quando siete essendo un comune di confine, le persone comunque potrebbero attraversare. Cosa sapete, avete notizie cosa succede al di là del confine regionale? Beh sì, noi siamo a conoscenza che comunque sia nelle vicine Marche, quindi Visso come comune, ci sono parecchi casi di contagio. Noi, diciamo, le varie disposizioni, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'abbiamo subito diffuse con dei volantini nelle varie bacheche e con la locale caserma dei Carabinieri qua. Cerchiamo di far rispettare in pieno le norme di segregazione in casa, ecco, quindi ci siamo molto attenti, nonostante, diciamo, qui è la chiamiamo quarantena, dai.
quarantena. Ok. Obiettivamente ci stiamo molto attenti in questo, nel far rispettare le norme. Quindi c'è la locale, la stazione dei carabinieri locali che se, giorno e notte girano, anche la protezione civile nostra fa questo compito. Quindi evitiamo che escono fuori comune le persone, Bene, ecco. ringrazio. Solo da fuori casa, ma anche fuori comune soprattutto. Certo, ringraziamo anche chi è in prima linea, come la Protezione Civile, i Carabinieri, le altre associazioni e ovviamente tutti voi del comune e delle forze sanitarie, no? Che operano per questa emergenza importante. Da questo punto di vista, voi hai parlato di volantini, utilizzate altri metodi di comunicazione per informare la popolazione? Ma soprattutto abbiamo fatto insieme proprio ai carabinieri un gruppo WhatsApp dove c'è un referente per ogni frazione e quindi c'è dopo un tantame per si spande la voce a tutti. Ecco, quindi diciamo i messaggi girano molto velocemente. Quindi tra comune, stazione dei carabinieri, protezione civile e i referenti di queste frazioni. Delle frazioni. Sì, abbiamo individuato un referente per ogni frazione, quindi i messaggi girano, ecco. Molto bene, molto bene. E poi sarà lui sul territorio, sulla frazione, che diffonderà il messaggio, mandato con WhatsApp agli altri cittadini. Cittadini che dopo fanno dei sottogruppi WhatsApp e quindi per evitare proprio il contatto fisico in ogni frazione c'è poi dei sottogruppi WhatsApp, Molto bene. Molto bene, complimenti per questa modalità di comunicazione anche molto veloce tramite questi social. Allora, prima di chiudere l'intervista, Stefano, se volevi aggiungere qualcosa in particolare o un messaggio per i tuoi concittadini a fronte di questa situazione. Sì, no, io invito comunque tutti i cittadini a restare dentro le proprie case. Noi, come abbiamo detto, sembra un comune immune dal virus fino adesso, anche per i comportamenti virtuosi dei cittadini nostri. Quindi invito ancora a restare dentro le proprie case perché piano piano credo che ne stiamo uscendo. Quindi continuiamo con questo comportamento virtuoso. Bene Stefano, grazie per questo messaggio che ci dai positivo e mi raccomando, voglio dire per tutti quanti, non solo ovviamente per i cittadini sellano, rimaniamo in casa perché prima ne usciamo da questo virus, da questa situazione e prima potremo tornare fuori e magari, anzi vi invito per chi ci segue al di fuori del comune, andiamo a visitare Sellano, andiamo a visitare la Val Vigi, andiamo nel comune di Sellano perché sono tante frazioni molto belle, dal punto di vista naturalistico è veramente una chicca, un piccolo gioiello dell'Umbria che si trova appunto incastonato tra questi monti ed è la patria appunto dell'acqua e delle fonti. Quindi come ripartiamo? Andiamo a trovare Sellano perché dal turismo la prima economia può ripartire anche da questi piccoli paesi e per questi piccoli paesi le chicche come Sellano. Quindi grazie Stefano di questa tua disponibilità. Grazie a voi e soprattutto per l'ultimo messaggio che ha lanciato lei. Venite a Sellano appena tutto sarà finito perché troverete qui aria buona e cibo genuino. Siamo sicuri, anche il lato enogastronomico ha la sua importanza. Importanza, come no. Bene, Stefano, grazie, buon lavoro a te, grazie alla disponibilità, un caro saluto a te e a tutti i concittadini e forza, a presto, ci vedremo a Sellano. Ciao a tutti. E buon lavoro. Grazie altrettanto.